Ieri, 12 aprile 2014, è stato annunciato Civilization Beyond Earth, seguito della pluripremiata saga Civilization. Oggi, in questo video, vi illustrerò le caratteristiche e cosa si sa di questo attesissimo titolo. Questo nuovo Civilization sarà ambientato in un futuro in cui la Terra sarà ormai in una decadenza inarrestabile. L'uomo sta cercando nuovi pianeti da colonizzare per fuggire da questa terra natia. E noi siamo qui, impersonando un leader delle 8 corporazioni che verranno a colonizzare questo nuovo mondo, adattandoci o plasmando al nostro piacimento. Una delle più grandi feature presenti nel gioco è il nuovo avanzamento tecnologico, differente rispetto a quello lineare dei passati Civilization. Questo si svilupperà a ragnatela, in cui noi partiremo dal centro e dobbiamo evolverci verso strade sconosciute, che non sappiamo dove possono portare. Un'altra importante caratteristica sarà la scelta di una delle 3 filosofie, l'armonia, la purezza e la supremazia. Queste serviranno a stabilire un metodo d'approccio col nuovo pianeta colonizzato. L'armonia consiste nel modificare il DNA umano per renderlo più adatto al nuovo pianeta e addirittura entrare in simbiosi con esso. La purezza invece è una filosofia che vuole preservata la purezza dell'uomo in tutta la sua integrità, modificando un nuovo pianeta per renderlo una nuova terra. La supremazia vuole, al contrario, modificare sia l'uomo che il pianeta con l'ausilio della tecnologia. Queste filosofie cambieranno radicalmente la partita e le meccaniche di gioco. Se per esempio una corporazione sceglie la purezza, quell'organizzazione può ottenere l'aiuto degli alieni indigeni contro le altre agenzie, mentre i puri potranno avere l'aiuto dei coloni terrestri e potranno anche preservare le caratteristiche genetiche dell'uomo. Coloro che punteranno alla supremazia avranno accesso a componenti tecnologiche all'avanguardia e spesso modificheranno l'uomo potenziandolo con innesti robotici. Come ho sopra citato, in Beyond Earth ci sarà la presenza delle forme indigene aliene, che a differenza dei barbari e dei Civilization classici avranno la stessa importanza delle corporazioni umane. Essi possono essere soggiogati con la supremazia o potranno essere ottimi alleati se punteremo all'armonia. In Beyond Earth ci saranno 5 vittorie, tra cui 3 collegate alle filosofie. La vittoria armonica consiste nel risvegliare un superorganismo semisenziente e raggiungere un nuovo livello di essere trascendentale. La vittoria puritana si ottiene nel trasformare il pianeta alieno in una nuova terra e trasferire la popolazione terrestre in questo nuovo mondo. La vittoria di supremazia è attuabile una volta abbracciata completamente l'esistenza cibernetica, per poi dopo tornare sulla Terra e liberare per sempre la popolazione dalla carne mortale. La vittoria di contatto è raggiungibile scoprendo l'esistenza di una nuova vita intelligente e trovare un modo per comunicare con essa. La vittoria di dominazione è semplice: conquistare il pianeta spazzando via le altre corporazioni. Se volete rimanere sintonizzati sulle nuove news di Civilization Beyond Earth, iscrivetevi al mio canale. Detto questo, gente, vi aspetto al prossimo video anteprima.